Ecco, vedi, ti dicevo che il matrimonio ho sempre creduto che dovesse essere così. Io tutta per lui e lui tutto per me. Quasi mi vergogno a dirlo, ma Giorgio è stato il mio primo amore. Come l'ho visto, me ne sono innamorata. E non ho desiderato altro che vivere con lui. E quando mi ha chiesto in sposa, ero così felice che quasi non ci credevo. E lui è diventato tutto il mio mondo. Il mio sposo, il mio amante, mio padre, il mio amico, la mia casa. Ecco, io non avevo bisogno d'altro. Pensavo che così era giusto ed ero felice. Non ci stiano sulla spiaggia, ma sono spariti. No, eccole, lassù. Ma cosa fai? Hai visto che ci hanno trovato? Che capricciosi. Ehi là, dobbiamo dirvi una cosa importante. Ma li conosci? Non li ho mai visti. Raccontami ancora del tuo matrimonio, una storia così bella. Lo sai che dovevo sposarmi a 13 anni? Oh, mi è caduta la scarpa. Scusami, Susy, ma ho fatto tardi e devo tornare a casa. Ma come, te ne vai adesso? Eh sì. Mi fai scendere, per favore? Ciao, Giulietta. Quassù puoi venire quando vuoi, eh? Buongiorno. Come sta? Prego. Là. Ma come? Se ne va via subito, non resta con noi. No, grazie. Opla! Là! Dai! Io scendo al primo piano, tu prosegui pure, eh! Voglio qualcosa di assolutamente puro, qualcosa di sincero. Chiedo sempre l'acqua. C'è tanto bisogno di cose semplici per vivere, di cose che non ne nascondono altre. L'acqua è come uno sguardo che non nasconde nulla. Non abbia paura della verità. La verità ci rende liberi. In fondo, che importa la reazione degli altri? Al mio paese un proverbio dice: io sono a me stesso tetto, finestra e focolare. Le mie parole sono il mio cibo, i miei pensieri la mia bevanda. Dunque sono felice. Ma lei è vero o non è vero, lei? Che consiglio può darmi? Mi dica cosa devo fare. Non saprei darle consigli, voglio solo che viva bene. E Giorgio, dov'è Giorgio? Giulietta, lo sai cosa ha detto? Zitta! Ciao, Giulietta! Arrivederci, ciao! Addio, addio, grazie! Scusi, mi ero dimenticata, signora. Il signore è andato via prima. Non ho voluto disturbarla perché lei stava ballando. Dice di scusarla con gli ospiti, ma arriva qualcuno dal Brasile e ha detto che forse a cena non torna. Ma ha detto che te